Domani andrò a allenarmi. Andrò a allenarmi col mio amico. Per la sfida per il campione del mondo? Sì. Proprio quella. Ho fatto una promessa sul letto di morte di mio padre. A non ricercare il denaro. A non ricercare il denaro al costo della mia esistenza. Questa promessa non l'ho mantenuta. Io so che tu ci riuscirai. Non doveva succedere. No, Luca. Si sa che la box è pericolosa. Tienila tu per me questa. Come è andata? Va bene oggi, dai. Vado. Guarda che ci sta, vede qua la Luca, da quando è che sei tornato? Ciao, che c'è? Tutto bene? Ho fatto foto? Ti vedo bene, bene. Come è andato allora lì? Benissimo. Ti ricordi quello... Quello che ti ha rotto il cazzo la settimana scorsa? Franco, sì. Da pure i sorti. È fatica, avanziamo. Luca, andiamo che dobbiamo andare a far culo a uno. No, non ci sto io. Come no, cazzo? Dai! È uno che mi ha fatto uno sfregio. E la deve pagare. Sai quante ne abbiamo fatte insieme? Io che te ci sono sempre stato, te ne puoi tirare indietro. No. Perché no? Dopo tutto quello che abbiamo passato insieme adesso dici di no? Trovato lavoro, vero? Non hai trovato lavoro. Io avrei un lavoro per te. Io, se tu vuoi, ti do io un bel lavoro da ogni sera. Tu lo sai che abbastanza informazioni per cacciare nella merda delle gabbie abbastanza persone in questo mondo, in questo quartiere, in questa città. Cerca di stare dalla mia parte.
potrebbe essere solo una cosa che va a tuo vantaggio. Niente più controlli, niente più retato, tutto a tuo vantaggio. Tu conosci abbastanza gente, tu sai chi è che la gente che gestisce queste zone. Ci sei dentro, sei entrato dentro e sai benissimo che non ne uscirai molto facilmente. Ora questo sta a te: stare nella mala o approfittarne e stare su, in mezzo agli dèi, a chi comanda, a chi sta qui e può gestire, anche se loro non lo sanno. Hai abbastanza conoscenza per fare abbastanza strada in questa città. Approfittane, Luca. Approfitta. Se festeggiamo che sei tornato, frate. Gli famo vedere a sti stronzi chi comanda a sto quartiere di merda. Devono abbassare la testa quando passiamo noi. Casa nostra questa, non loro. Gente che non per cazzo, va a pizzicare all'altra parte che ci deve dare i soldi. Una volta li parliamo, due volte li parliamo, la terza deve pagarlo. Basta. Ma che gli parliamo? Gli meniamo proprio. Che dici, frate? Non mi puoi dire a me. Che fai? Ci stai? Non mi puoi. Sono fuori sto giro, ragazzi. Non ci sto più io. Non mi puoi dire no a me? Questo mi ha fatto uno sprezzo, dopo tutto quello che abbiamo passato insieme. Già, dobbiamo fare, ragazzi. Te tiri indietro, dopo tutto quello che abbiamo fatto insieme. No, non posso venire, ragazzi, te lo dico. Non ci sto io. Non ti riconosco più. Non lo so. No, ragazzi, mi dispiace. Sono fuori. Non ricordate, frate, quando servirà a te rimarrai da solo. Esatto. Mi spiace, credevo di averti dato un'occasione. Io c'è nata, insomma. Questo.